Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo su Pokémon Let's Go Eevee e ci stiamo dirigendo verso, appunto, la MN Anna. Vediamo un po', guardate che bell'acqua, voglia di tuffarci, sì. La motonave Anna è una famosa nave di lusso, fa scalo ad Aranciopoli una volta all'anno. Vediamo qua, allora. Benvenuto sulla motonave Anna, scusa, hai il biglietto? Mostriamo il biglietto. Benissimo, comodati pure a bordo. Congratulazioni, sei il 100° passeggero di oggi. Questo è per te, un completo leggerissimo, ideale per chi ama farsi accarezzare dalla brezza marina. Comodo da marinaio? Dal marinaio, appunto. Ma nope, noi intanto ci teniamo vestiti da Eevee. E il nostro Eevee vestito da noi, praticamente. Ok, eccoci qua nella maestosa e bellissima MN Anna. Allora, siamo nella motonave Anna. Eccoti qui, Filippo. No, c'è anche il nostro rivale, ovviamente. Guardate là chi c'è. Il doppelganger. Oh, ciao Filippo, ciao Blu. Mi chiamo Blu. Ciao Blu, mi chiamo Blu. Ehi Blu. Ok. Uno Ianta Frullino. Sì. Ho già lottato su 90 km, 90 km. Ok. A posto. Ciao Blu. Adesso sto con l'altro Blu. Allora. Chiamami. Sì, guarda, stai sicuro che ti chiamo. E adesso iniziamo a vedere un po' tutte le stanze. No, 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 ok. No, no, non mi interessava. Vabbè, abbiamo la stanzetta per curarci. Ok. Addio. Andiamo avanti. Seconda stanza. Me le guardo tutte perché io non mi ricordo mai quello che c'è in ogni stanza. C'ha ragione. C'ha ragione, C'ha ragione. Effettivamente siamo stati un po' maleducati, eh. Ruggero. Ruggero che ha un Growlithe. Ok. Ok, Ruggero. Io ti... Ah, ovvero ancora Vulpix. Non è proprio la scelta migliore. Vulpix. Andiamo Eevee. Ivoi. Andiamo Eevee. Perché fuoco con fuoco. Sì, non so quanto mi convenga qua tenere Vulpix in prima fila, Infatti bracciere, però scusami, bracciere su un Pokémon fuoco, Ruggero, sei un po' stupido. Vabbè, ciao Growlithe, è stato un piacere averti incontrato. Mamma mia, che botta, che sberla. Ok, addio, intanto parecchi soldi, molto bene. Andiamo fuori, cambiamo ala, o meglio cambiamo aria. Allora, abbiamo un'altra stanza qua. Madonna, qua ci vuole Jack per dipingere Rose, no? È la scena, è la posa, è la stessa. La posa è la stessa. Partire una bellissima crociera. Ok. Va bene. Andiamo per di qua, andiamo giù per di qua, sì. Andiamo un po'. Allora, altra cabina. Che poi sembra tanto grande, ma in realtà grande non lo è. Qua c'è un bellissimo Machoke, Choke. Il mio Machoke è fortissimo. Ok. Ovviamente non c'è nulla. No. No, 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 no. Non c'è niente di niente qua. Nope. A posto. Vamonos. Allora, altra stanza. Vediamo qui. No. Lui. Lotta il panico. Ah, ok, sì, ok. Noi andiamo praticamente a disturbarli dentro le cabine. E mi piace pensare che combattiamo nelle cabine con Pokémon immensi e non facciamo il minimo danno alle strutture. Questo mi piace pensarlo. Tutto ciò, Slowpoke, io ho Vulpix, mannaggia a me, che continuo a sbagliare. Vai Eevee, perché sì, dai. A furia di riduttori ti ammazzi da solo, povero Eevee, ma insomma, hai fatto quello che dovevi fare. Vai Eevee, conto su di te. Ah beh, mossa utilissima da fare contro un Pokémon di tipo fuoco. Ah sì.
Oh yes. Resiste a un riduttore dopo un ruggito? Oh sì, resiste. Confusione. Ma mosse acqua tu no, cioè. No? Vabbè. Ha resistito, andiamo di attacco rapido. Penso che resista comunque. Ma non voglio sciogliermi tutta la vita, no, con i riduttori. Boom. Ok. Non condivisi. Leonard, bella lotta. Grazie Leonard, grazie. Grazie. Allora, andiamo avanti. Poi torneremo anche a curarci, passando dalla signorina dall'altra parte. Andiamo in altra stanza. Ah beh, qua, questa è una lotta palesissima. Allora, questo è un meccanico, però potrebbe avere Magnemite, il che mi fa anche comodo perché è debole al fuoco. Mi piacciono i tipi svegli come te. Grazie. Grazie, signor meccanico. Per nulla sospetto, dire Ludovico, per dire a un ragazzino, mi piacciono i tipi sospetti come i tipi come te, tipi svegli. Non è per niente una cosa strana, da un estraneo. Ah, oh, no, che sono da solo nella tua stanza, anzi. E qua vai di braciere, che non basta sicuramente, anche se fa un bel po' di danni, ma insomma, per una volta che troviamo qualcuno che usa Pokémon acciaio, perché no? Ecco qua, braciere. E ok, 97 punti. Però qua Nidorino non sale più. Cioè proprio è rimasto lì fermo. Cioè fermo al 20, 25, 26, sì. Mi sa che allora al 30 non ci arriviamo per la lotta, per la palestra. Mi ero scordato di quanto poche punti esperienza dessero gli allenatori, perché cioè in confronto catturare un Pokémon mi dà 10 volte tanto, anzi. Questo dà 100... Quanti punti dà? 100? 150? Quanto dà? 97, ecco. Chansey dà più di 15 volte tanto, attenzione. Perché 97, anche se facciamo per 15, non arriviamo a 1500. Allora, Elisir. Ok. Per farvi capire, quindi, quanto catturare qua sia importante. Abbiamo altre due porte. Abbiamo, ovviamente. Allora, aspetta. Non mi faccio trovare impreparato, perché a sto punto... esatto. Anche noi marinai alleniamo Pokémon. Sì, però non mi dire che è un macho o un machoke, perché è una presa per le chiappe, vero Armando? Psyduck? No, ok, perfetto. Ok. Lo dilaniamo con... vabbè, sì, con Eevee. Lo dilaniamo con un bel riduttore, vero? Pop! Oh yes! Addio! Primo Psyduck. Punti esperienza sempre pochi. Poliwag. Bah, vabbè, rimaniamo qua con... Ah, giusto, devo vedere dove si trova Poliwag. Mi sono dimenticato di vedere la zona nel video scorso. Vediamo, a parte che servirà comunque l'amo. Ma vediamo un attimo in che zona è il buon Poliwag, perché potrebbe essere una scelta papabile come Pokémon. No, non impariamo Fossa, no. Ok, molto bene. Allora, vediamo subito. Vediamo Pokédex. Vediamo un attimo. Dunque, Poliwag. Dov'è? Where is Poliwag? Dov'è? Eccolo qua. Habitat. Ah, ok. Vabbè, sì, pescando. Ok. Ah no, anche qua, effettivamente. Ah sì, perché c'è la zona di surf. E qua, vabbè, pescando. Penso sia pescando, di certo. Sì, perché ci sono le zone di surf, di sicuro. Non tra l'erba. Super pozione. Nice così. Andiamo avanti. Vediamo qua. Chi c'è? Un pescatore. E tu da dove vieni? Dalle montagne o dal mare? Tutti i miei Pokémon vengono dal mare, sai? Questo avrà la stuola di 60 Magikarp che spammano Splash, vero Guglielmo? Ne hai due. Due Magikarp. No, è un Goldin, va bene, hai due Goldin. Quanto diavolo giochi Pokémon?
gli allenatori con la 6 magica, perché ti fanno perdere un mucchio di tempo per niente. Veramente, cioè, è una cosa che odio. Vi prego, basta, basta, basta Game Freak mettere allenatori con 6 Magikarp, cioè proprio basta, no? No, perché si perde tempo, si perde un mucchio di tempo, veramente, veramente. Orsi, oh, Orsi, Orsi ci piace. Orsi ci, eccolo qua, che figo, che carino, che carino. Andiamo di riduttore, spalmiamoci anche noi contro Orsi, moriamo insieme da eroi. Bella lì. Tanto adesso teniamo su a curarci praticamente, per cui. Esatto. Povero Eevee. Sono stato molto cattivo, Eevee, scusami. Preferiva al 23. Impari una mossa folletto? No. No. Cioè, che, perché ti hanno messo folletto se non ti hanno messo le mosse folletto, Clefairy? Fammi capire. Fammi capire la tua utilità. Allora, di qua non c'è da nessuna parte. Si torna. Guardate come. Che buffa che è anche nel correre. Clefairy. Clefairy, Clefairy, Clefairy. Andiamo. Signorina. Riposino. Oh yes. Ok. Andiamo. Andiamo a fare l'altra parte. Allora, qua abbiamo un marinaio. Non so come passare il tempo. Dovrebbe sfidarti. Va bene, nessun problema. Per esempio, questa signorina. No. Ok, no, direi. Che poi sono tutti da soli nelle stanze. Perché sono tutte stanze doppie? Se loro sono da soli. Questi no, non sono da soli. Siamo sempre insieme. No, Wigglytuff. Tuff tuff. Ok. Vorrei che anche Clefairy avesse un barlume, ma vabbè, questi sono palesissimi. Ora ti faccio vedere i miei Pokémon. Li ho catturati in giro per il mondo. Sì, ma se non li alleni, tesoro mio, puoi catturare poi in giro per il mondo. Hai i Pokémon che trovi qua fuori, Carol, dai. Cosa avrai, un Growlithe? No, hai un Pidgey. In giro per il Pidgey. Pidgey, avessi Pidove, dico ok, viene da Unima, to, a Pidove. Ma hai un Pidgey. Pidgey che si trova praticamente solamente accanto e a Yoto. Penso basta, non mi ricordo. Che Pokémon c'erano i Pokémon? I starting point. Anche Hoenn aveva i Pidgey. No, Hoenn non aveva. Non aveva Pidgey nei primi percorsi. C'era Zigzagoon, c'era. No, c'era Wingull come primi Pokémon tipo volante che trovavi. Comunque. Minchia. Pikachu posso ancora capirlo in giro per il mondo, ci sta, è la mascotte, lo trovi in ogni regione del mondo disponibile. Però un Pidgey. Pidgey. Insomma, mi stupisce un po' Pidgey. E vabbè. 108 punti. Nulla. Ciao Carol. Se catturi la palta o non l'alleni, ci credo, sì. Ecco qua il marmocchietto. Io adoro i Pokémon, e tu? Sì, anch'io, ovviamente. Anch'io li adoro. Tyler, marmocchio. Mankey, oh, un bel Pokémon finalmente, un Mankey. Un Mankey che non posso catturare, mi fa rabbia perché Primeape, mannaggia se lo volevo. Vabbè, ci sfoghiamo sul tuo e infatti l'abbiamo dilaniato. Bello comunque, me, bel Pokémon, Mankey. Più di Primeape, beh, però molto carino, molto carino. Benissimo. A posto anche lui. La signora invece. I miei bambini. Bambini, insomma. Il marmocchio, ok, ma. Che poi siete in tre. Ci sono due letti. Come me lo spieghi questo? Non è. Vabbè. Non devo farmi queste domande, però, effettivamente. Io devo smettere di farmele. E questo 9 su 10 mi sfiderà garantito al limone. Ah no. No, ok. Scusate. Allora. Andiamo. Andiamo prima di qua, dai. Bonjour, je suis il cameriere di questa nave. Très bien. Ok. Allora, no, ok. Su si va per ultimi. Vuole cucine. Lasciami pace almeno tu. Ok, non possiamo rubare niente qua, vero? No. Allora, le chef chez moi. Voilà le menu. Dei plumbi o salatini di canto. Un mutinamento. Questi fanno le cipolle.
Bello che hanno fatto tre animazioni uguali per un'azione solo. Patate, cipolle e quello in mezzo non sa cosa stia facendo. Qua abbiamo altri due cuochi. Ok. Va bene. Un oggetto. Super repellente, giusto magari per tenere lontani gli eventuali ratata nella nave. Ci sta, sì. Ci sta assolutamente. Ma a noi non interessa questo. Quindi andiamo su. Non ci curiamo neanche, non serve, francamente. Francamente non serve. Di lusso. Ok. Allora, di qua all'ultimo paio. Andiamo prima di qua. E poi andiamo. Abbiamo praticamente già finito la nave. Ma non so perché quando ero piccolo me la ricordavo molto più grande. Cioè molto più lunga sta cosa. Non so perché. Non so perché abbia questo tipo di memoria. Ok, Ivi vuole godersi il panorama. Arriviamo Ivi. Stai preoccupato. Sì, adesso. Un attimo. Allora, pulire in coperta un lavoraccio. E mal di mare. Ah, proprio così? Non me l'aspettavo. Non me lo aspettavo questo, sono sincero. Saverio. Però non so perché me la ricordavo più grande. Non era più grande, ma era la stessa. Non so perché. Ho questo forse è perché ero più piccolo, quindi magari ci mettevo di più a fare gli scontri. O erano più scontri? No, erano sempre gli stessi allenatori. Ah, perché me la ricordavo più grande, più. Ci mettevo di più a farla. Ma ci ho messo quanto? Siamo neanche 20 minuti. Come mai? Machop. Andiamo Nidorino. Andiamo con beccata. Vabbè, misteri della fede, raga. Misteri. Vai Nidorino. Ok. Allora. Al posto. Livello 18. Abbiamo beccata. Che te lo dico a fa. Ah, andiamo anche al 26 tra l'altro. Oh, non basta. Andiamo al 26 con il Dorino. Era anche ora, sinceramente, che passassimo di livello. E probabilmente allora il livello 30 sarà tra 2/3 vite. In realtà può essere anche nel prossimo se mi alleno, se catturo i Pokémon che trovo, ma insomma non voglio neanche. Insomma, livellarmi un pochino quando c'è un appunto di new entry, se no non serve. Belle statistiche comunque che ha. Molto molto bello. Saverio sconfitto. Abbiamo vinto 1080. E dunque qua. Tutto il mal di mare. Ecco qua. Ivi vuole vedere la prua. Oh. Ma pensa se qualcuno passa e lo spinge giù. No dai insomma. È molto felice. Che poi noi siamo su una nave che sta per partire, che tornerà qui fra un anno. Cioè con quale incoscienza? Con quale incoscienza? Non ho parole proprio. Balliamo, ti va? Sì, balliamo. Dai, balliamo. Arrigo. Arrigo ci mandi un Poliwag. Mannaggia a te che hai sti Pokémon. Li voglio anch'io. Allora, riduttore, anche perché un Pokémon d'acqua ci serve. Oggettivamente ci serve. Magari il tipo erba è già, secondo me, più superfluo. Tipo acqua no. Anche il tipo fuoco per certe cose è un po' più superfluo. Perché il tipo fuoco. Vabbè, adesso c'è anche l'acciaio e il ghiaccio. Ma all'inizio c'era cosa? C'era forte contro l'erba e con le otter. Ma lì bastava anche le mosse volanti. Quindi era un po'. Sì, intanto il ragazzo ha detto che la nave salperà fra poco. Ho letto. Era un po'. Forse useless all'inizio. Non lo so, però vabbè. Va bene, vediamo lui. Ah no, che lui parla di Snorlax. Che cattureremo, ci proveremo almeno a catturarlo. Queste sono le ultime stanze. Qua c'è un oggetto, io lo vorrei raccogliere prima. Revitalizzante, ok, faccia quadrata, ti sfido, ma sì, dai. Guarda cosa ho pescato. No, non voglio Magikarp, non voglio. Se vedo sei Pokémon prendo paura, perché Riccardo, no, ok, uno. Vabbè, un Magikarp. Wow, Riccardo. Che cosa enorme. Cioè, per carità, è al 18, ok, bravo. Fra due livelli ti diventa una delle creature forse più apprezzate della prima gen e non solo. Ok, però fra due livelli.
che Magikarp per i primi 19 livelli deve fare schifo, al 20° inizia ad acquisire dignità. Al 20° però. E sconfitto Riccardo. Ciao Ricky. Allora, vediamo che quante porte sono rimaste. 2 o 3 mi pare, sì. Allora, lui, vediamo. Conosci Fendente? Ok. E il signore. Davvero, ok. Sì, tipo Lapras, per intenderci. Tipo Lapras. Poi, un'altra porta. 2 gentiluomini, qua si farma soldi. Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Sì. Peccato che... questo avrà Egisto, avrà un Growlithe, immagino. No, un Ponyta, ok. Ponyta, ok, ci sta. Un bel Ponyta che recentemente nella gen... nell'ultima gen, meglio... ultimo o penultimo? Perché Arceus lo considerate nuova gen? No! Oddio, non credo. Comunque in quel di Gala ha ricevuto una forma alternativa molto carina, tra l'altro, con quei colori pastello, con la chioma, molto molto carina, e anche un bel typing, quindi ho provato. Addio Egisto, grazie per i soldi, per le 3 Pokéball anche, sì. E qua abbiamo il suo compagno di merende, un Pokémon forte e uno raro. Bah, un Pokémon forte non sarà mai raro in teoria, ma un Pokémon raro, Ezio Auditore da Firenze. Ma un Pokémon raro può diventare forte con l'allenamento, giusto? Quindi Sandshrew al 18, Fiamma Bam, direi che Trick Ballacca. Attenzione, scottato, ma sfuriato, io toglie uno per sfuriata. Mamma mia, 3 colpi, 3 punti salute, Sandshrew è bruciato. Quindi adesso possiamo... vabbè, che insomma... se non era bruciato saremmo morti, sicuramente, perché Eevee ha pochissima vita. Però non pensiamoci, sinceramente. Ok, 107 punti esperienza. Ezio sconfitto. 3 Pokéball. A posto. Prendiamo l'oggetto. Vediamo un attimo. Prendiamo una pepita. Bello. Bello. Praticamente questi ci hanno pagato... la retta dell'anno, perché 2000 a testa è una pepita, quindi insomma, così fare 6.000-7.000 dollari a botta. Abbiamo ancora 2 porte, ok. Prima questa, vediamo, non penso che ci sfideranno questi. Il Go Park, ok. Ah, ok, quello per mettere in connettere Pokémon Go, ovviamente, al gioco. Era molto pallido. Ok, il capitano ovviamente soffre il mal di mare, che fa abbastanza ridere, ma è così. Di qua, Filippo, eccolo qua, blu. Sono appena stato dal capitano, mi ha insegnato la tecnica segreta di cui è esperto. Peccato che avessi un gran mal di mare. Beh, prima che tu vada a trovare il capitano, che ne dici di mostrarmi come stai allenando i tuoi Pokémon? E ok, quanti Pokémon avrà adesso, blu? 3 o 4? Penso ancora 3. Blu ci manda PG8. Allora PG8 che al 20, che verrà bruciato da Fiamma Bam. Non penso che lo elimini, no, ok, ma lo burna. Se non fa una mossa d'attacco, avete fatto Turbo Sabbia. Potrei anche ritirare Eevee, così da tenerlo fino alla fine del dungeon. Ma secondo me non serve. Vediamo se riesce a prendere il PG8. Oh yes. A posto, non l'ho ritirato perché tanto insomma. Beh, l'esperienza questa è abbastanza buona. Vulpix va al 20, ci piace Vulpix al 20. Pikachu. Ma andiamo Clefairy. Dai, cazzarola, Clefairy. Inizia a essere... cioè, allora, bello che sei un attaccante speciale perché sei folletto, ma hai solo mosse fisiche. Fa ridere, no, non ti mando Clefairy, non ci ho ripensato, mi fai girare le balle. Perché non ti stai impegnando, Clefairy. Non ti stai impegnando, non va bene. Vai, Midorino. Arriva al 27, se possibile. Che ora sarà? Pico, c'è 21. No, al 27 non ci arriverà mai questo combattimento. Tono Shock.
Va bene. Incornata. Nice. E poi quanto conosco. Va bene, meno nice questo in realtà, ma finché non paralizza va benissimo così, sinceramente parlando, sapete. Buono, punti esperienza molto pochi. Molto molto pochi. Oddish! Vabbè, Oddish entra beccata. Sì, l'avevamo anche già visto comunque a... ce le sta con gli Oddish. Se non ricordo male. Una bella beccatina. Pic! E non muore. No! Oh. Oh Gesù santo! Allora, teoricamente non dovrebbe rispammare sonnifero, giusto? Quindi Vulpix dovrebbe in teoria, molta teoria, eliminare Oddish, perfetto. Non so se sentiate in sottofondo, ma c'è il mio gatto che sta facendo il diavolo a 4 in corridoio. Non so se si senta, spero di no. Ma non so. Dai, ma dai, Oddish, cazzo! Ma ha iniziato a correre su e giù senza motivo apparente, in realtà. Come ogni volta, qualsiasi cosa che fanno i gatti, senza motivo apparente. Quindi, ma mi tocca cambiare tutti i Pokémon prima di sonnifero. Se lo sentite, pace e amen, se no sta correndo a destra e a sinistra. Dai, che pa... Sei un peso! Sei un peso, Blu! Ma cosa curi Oddish? Guarda, te lo addormento, metto Eevee, ti faccio fiamma, bam! E basta! E basta! Perfetto! Allora, hai voluto tu, perché io non... Perché io non vorrei essere così cattivo con te, Blu! Ma hai rotto di Zebedei addormentarmi i Pokémon! Che strategia è addormentarmi i Pokémon? Prolunghi l'agonia, prolunghi! Vai, Eevee! Vai! Sì! Ah! Fiamma bam! Quindi non esiste neanche più Oddish. Né in questa vita, né nelle altre prossime 10 probabilmente. Brutto colpo, tra l'altro. Quindi figurati, nelle 15 vite prossime non esiste più Oddish. A posto. Mi ha sconfitto Blu. Mi dispiace Blu, ma sei un po' una pippa. Non volevo dirtelo, guarda che faccia. Che povero, mi dispiace, però. Troppo forte, eh sì. È un po' troppo forte, sì. Mi dispiace, come rivale un po', insomma, un po' deludente. Carezziamo il cappello di Eevee, anche un po' il pelo, bravo Eevee. Bravo. La coda? Anche la coda, sì. Bene. Allora, qua c'è il capitano, col secchio gigante. Si può guardare nel secchio? Ricordo che... Se guardavi nel secchio nei giochi vecchi c'era tipo un bleh, non dovevo guardare. Invece è stata meglio non guardare direttamente. Invece in quelli vecchi guardava. Mal di mare. Facciamo un bel massaggio alla schiena, esatto. Scratch, scratch. Mi sento molto meglio. E ci insegna. Yes, sir. Vabbè, possiamo tagliare. Adesso possiamo, pensate, tagliare gli arbusti con le mani. Perché a me no? Scusa? Cioè, voglio impararlo anch'io. Voglio anch'io tagliare gli arbusti con le mani. Col palmo, anzi col lato della mano. Cioè, pensate che... Cioè, Madonna, vai a fare karate, spacchi tutti. Cioè, piccoli alberi. Va bene. Bello che... Sì, quindi nel New Game Plus, praticamente, quando resetterò i dati. Dicevo, bello che l'unico modo che una persona ha per andare ad Aranciopoli... Queste sono le cose forzate, per carità, da GDR, però effettivamente in real life sarebbe un po' buffo che per andare ad Aranciopoli tu debba passare da un arbusto che puoi rompere solo se conosci la tecnica, e la tecnica te la insegna... E una persona che sta qui un giorno all'anno, praticamente. Quindi per tutto un anno il tenente... Ecco che tenente Sergio è così incazzato e nervoso, perché è lì da un anno. Perché non, nessuno degli taglia gli arbusti. È lì fermo da un anno, poverino. Vabbè, cazzatina a parte. Adesso vedremo, in teoria la motonave ha esatto salpare.
Sempre bella comunque quando parte. Maestosa. Bella, bella, bella. Addio, motonave. Per poco non partivo anch'io. Per un viaggio lungo un anno. Così. Addio. Ok. Allora. Ah, qua c'è Erika o Erika, mi pare. Non ricordo il nome. L'artista comunque. Se non sbaglio era di Alola, di provenienza di Alola. E ora che farai? Aspetto qua un anno. Rika, ok. Mi pare fosse di Alola. Se non ricordo male, ma potrei ricordarmi male. Va bene, eccolo là. Ci aspetta. Esatto, adesso possiamo tagliare l'arbusto. Se no non potevamo entrare nella palestra. Poi bastava fare un attimo il giro dall'esterno, dai pioli qua esterni, ma vabbè. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Nel prossimo faremo la palestra e andremo poi avanti. Da Filippo, da Ivi e da Clefairy è tutto. Grazie per avermi seguito. Commentate, condividete e iscrivetevi. Ciao ragazzi!